nella mia qualità di rappresentante ufficiale dell'Associazione Nazionale Reduci e Combattenti, desidero esprimervi un sentimento di gratitudine per la vostra copiosa partecipazione a codesta manifestazione. Il 4 novembre è anche il giorno del ricordo di quanti reduci combattenti di tutte le guerre, con il loro eroismo e la loro dedizione alla patria, ci hanno dato il bene supremo della libertà. Di quanti hanno dato la vita alla patria facendo più ritorno al proprio focolare domestico. Di quanti impegnati nei vari fronti sono stati dati per dispersi in terre e in mare, privi di una croce che ne indichi onorata sepoltura. Un particolare e doveroso pensiero vada ai contingenti delle forze armate presenti in varie parti del mondo che operano a caro prezzo per la solidarietà, per la pace e la libertà dei popoli oppressi. Con effetto ricordiamo i caduti delle missioni di pace, i militari che hanno subito gravi menomazioni nell'adempimento del loro dovere, gli orfani, le vedove, ed a loro tributo onori e sentimenti di gratitudine. Sto tremando perché penso quello da passare. La patria è orgogliosa e fiera di questi prediletti figli. E dai giovani, cui rivolgiamo un caloroso appello, destiniamo un'esortazione a trarre insegnamento e sprone da questi operatori di democrazia. Amate la patria, amate e rispettate la Costituzione, amate la bandiera del tricolore, ci unisce e ci affratella nel sublime inno Fratelli d'Italia. Viva le forze armate, viva i nostri caduti, viva l'Italia, grazie.